Come è cambiato nel tempo? Come è nata in te la passione per la filosofia? E c'è un'immagine in particolare a cui sei legato della filosofia, un mito, qualcosa che la rappresenti, che sia da te considerata un po' il simbolo del fare filosofia? Ma dunque, la mia passione per la filosofia è una passione durevole e precoce al tempo stesso. Precoce perché nacque sui banchi del liceo quando, grazie a un grande maestro, perché poi la fortuna è quella di trovare grandi maestri, e in un'epoca come la nostra non è facile, perché la nostra è l'epoca dell'evaporazione del padre e del maestro congiuntamente. È l'epoca in cui mancano i punti di riferimento, mancano le autorità, da non confondersi con gli autoritarismi. La vera autorità non ha bisogno dell'autoritarismo, e dove c'è l'autoritarismo è perché non c'è l'autorità e l'autorevolezza, in verità. Chiusa la parentesi, la passione per la filosofia precoce e durevole è nata in me ai tempi del liceo Alfieri, liceo classico Vittorio Alfieri a Torino, dove ebbi la fortuna di avere un grande maestro, il professor Marco Chiauzza, che ci fece leggere alcuni dialoghi di Platone, e da lì iniziai a leggermi tutto Platone nell'estate del 2000, quando avevo 16 anni, e iniziai ad appassionarmi e a capire che se un senso della vita c'era, per me era quello di fare filosofia, e quindi scelsi quella via, quali potessero poi essere in concreto le difficoltà, le peripezie che ovviamente una vita dedicata alla ricerca comporta, specie in un tempo come il nostro, in cui vale solo ciò che ha valore economico e conta solo ciò che può essere contato, per dirla molto banalmente. Scelsi quella via, la passione durevole della filosofia, e soprattutto mi appassionai a Platone, che ritengo ancora oggi il fondamento stesso della nostra cultura. Anzi, condivido la tesi espressa da quel tale che disse essere l'Occidente una grande nota a piedipagina di Platone, e considero anche il cristianesimo stesso come una forma di platonismo rivisto e approfondito. Ecco, da questo punto di vista, senza Platone non ci sarebbe l'Occidente, e il dialogo che mi avvicinò di più alla filosofia e me ne fece innamorare fu il Fedro, con il mito della biga alata, con l'immagine della biga alata con la quale Platone raffigura in maniera assolutamente splendida, anche sul piano narrativo, il destino della nostra anima, e quindi ci mostra come ciò che c'è non è tutto in realtà, come ciò che appare non è la verità, ecco, e molto spesso anzi è l'inganno del sensibile. Ecco, quello fu un passaggio. Poi, naturalmente, leggendo i dialoghi di Platone, tutti i grandi miti platonici erano per me fondamentali, e me ne Ecco, il mito appassiona. della caverna è un altro Sì. mito che tu hai declinato anche in chiave così di attualità, attualizzante per la situazione che viviamo tutti i Certo. giorni.